Consigliere Dario Mongello. Buonasera. L'argomento trattato comunque ha una sua importanza e io non credo che ci sia nulla di male ricordare anche i caduti delle foibe e dei gulag. Certo che quel monumento, come ben spiegato, ha una sua funzione e un suo richiamo preciso. Questo non toglie che un ricordo lo si possa fare, una rapida, un monumento, un cippo, nell'area del monumento dei caduti in piazza Terzalpini, dove già c'è una targa ai militari e civili cadute nelle missioni umanitarie e di pace. Perché ricordare anche questi caduti non è sbagliato. Secondo me una riflessione bisogna farla in maniera serena e non ideologica, come ho sentito dire. Ma vorrei aggiungere che oltre a questo, diciamo, ricordo, sia anche importante in quel contesto del monumento in piazza Terzalpini, monumento ai caduti, di ricordare anche i migranti che sono in noi, ahimè, deceduti in mare nel cercare di trovare quello che tutti chiedono di poter avere, una dignità, una vita, un futuro per sé e per i propri figli. Quindi, secondo me, lo spunto presentato dal consigliere Fioravanti Mongello meriterebbe un approfondimento, magari con questo taglio, certamente non nel luogo dove si diceva prima, ma trovare una forma di ricordarli, come dicevo prima, anche in quel contesto. Non è male, è una cosa buona e giusta poterlo fare e poterlo pensare. E vorrei ancora sottolineare un fatto, che il 27 gennaio è il giorno della memoria, giustamente, e quella cerimonia la si fa in concomitanza con questa data. Io temo che molti dimenticano la tragedia che hanno vissuto non solo gli ebrei, ma anche nomadi, come ben sapete, non sto qui a ripetere la storia. È una tragedia immane che ogni anno merita di essere ricordata. Però io vedo anche in ambito scolastico che spesso, ahimè, mi tocca sentire delle risposte aberranti. Quindi vuol dire che l'impegno per ricordare questa giornata non è mai sufficiente. Dobbiamo avere il dovere di ricordare, di impegnarci sempre in mille modi a far sì che non solo queste tragedie non avvengano più, ma la memoria deve essere portata avanti sempre e comunque. Detto questo, pensavo che sarebbe magari interessante, io dico opportuno, far sì che questo comune conferisca la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, proprio per le ragioni che dicevo prima, per le ragioni in cui questa giornata la si vede sempre più come un qualcosa lontano nel tempo e che nei giovani, non tutti grazie a Dio, si perde il significato e il valore. Quindi concludo in questo modo, dicendo magari di cominciare a pensare, a riflettere in maniera molto più ampia, molto più serena, uscendo dall'ideologia che non c'è, perché i morti delle foibe non c'entra niente con l'ideologia, sono morti come tanti, sono morti, non stiamo a fare gli elenchi, però merita una riflessione. La collocazione potrebbe essere, come dicevo prima, nell'area del monumento ai caduti e ci può stare, così come quelli dei gulag e come per i migranti che, ahimè, continuano a morire anche nell'indifferenza sulla rotta della migrazione dall'Africa verso l'Europa e verso l'Italia. Concludo in questo modo. Signor Sindaco, lei durante quella ricorrenza ha parlato di una mozione presentata dalla minoranza. La prego gentilmente, quando è in veste ufficiale di primo cittadino, di essere magari più preciso. Io capisco che a volte si può sbagliare e la giustifico, però non credo che il consigliere Barbero e la consigliera Lorenzino rientrano in questa
come dire, mozione presentata da una parte della minoranza. Grazie. Grazie. Io ci tengo a sottolineare quello che lei ha detto e a fare una riflessione. Se lei, e io non ho dubbi, dice i giovani danno risposte spesso aberranti su questi argomenti, temo che non sia colpa dei giovani. Temo che la nostra generazione abbia in alcuni passaggi forse dato troppo per scontato determinate cose o sia stata molto autoreferenziale nel gestire alcune questioni come questioni da adulti e non questioni da tramandare, così come forse la generazione precedente invece ha fatto con noi, indipendentemente dalla collocazione, perché questa è una riflessione che colpisce molto. Quindi credo che tutti noi dobbiamo impegnarci a correggere questa tendenza che lei ha sottolineato e a fare memoria e a fare queste operazioni di cui si parlava prima e che arrivano da chi per primo ha voluto questo monumento, perché la memoria sia memoria, non sia soltanto un termine vuoto di significato. Grazie consigliere Mongiello.